video, stavolta un video a metà via tra un tutorial di trucco e un get ready with me, perché sto per andare all'addio nubilato della mia migliore amica che fra pochissimissimissimissimo si sposa, e ho deciso, dato che il tema del suo matrimonio è il giallo, di fare un trucco occhi appunto che rimandasse a questi colori, rimandasse al colore del giallo e al colore di uno dei suoi fiori preferiti, che è appunto il girasole. Come sapete, i colori del girasole sono il giallo, l'arancione e il marrone, e quindi ho deciso di realizzare questo trucco occhi molto molto forte, ma che sicuramente richiama moltissimo i colori di questa primavera. Infatti il giallo, come sapete, è il colore predominante di questa primavera, della primavera 2017. Spero davvero che vi piaccia. Quindi, per sapere come ho realizzato questo trucco occhi per questo evento ultra speciale, non vi rimane altro che rimanere fino alla fine di questo video e guardare il tutorial. Ci vediamo dopo! Per prima cosa andiamo ad applicare subito sugli occhi come base il Primer Potion, e io ho scelto questo della Urban Decay. Una volta lasciato asciugare il Primer Potion, andiamo a prendere un pennellino da sfumatura come questo e andiamo a prendere un colore tra il marroncino e l'aranciato, e io ho preso questo di questa palette della NYX, e andiamo ad applicarlo su tutta l'arcata della palpebra mobile. Avremo sfumato bene entrambi gli occhi, andremo a prendere un pennellino come questo e andiamo a prendere un mattone, un color mattone, e io in questo caso ho scelto questo della palette della Peach di Too Faced, che è un mattoncino un pochino più scuro rispetto a quello che abbiamo usato prima, e lo andiamo a posizionare proprio alla fine del nostro occhio, creando una sfumatura molto più intensa. Con il pennellino della sfumatura che abbiamo utilizzato prima andiamo a portare il nostro colore verso l'interno, e quindi andiamo leggermente a sfumarlo. Successivamente, sempre con il pennellino che abbiamo utilizzato prima, andiamo a prendere un marrone ancora più intenso. Io ho scelto questo marroncino di una palette di Sephora, e andiamo sempre a posizionarlo dove avevamo posizionato quello precedente, ma intensificandolo di più proprio alla fine dell'occhio. A questo punto andiamo a prendere un pennellino da sfumatura un po' più panciuto e andiamo a sfumare bene questa parte finale. Una volta ottenuto questo risultato, vado a prendere un colore leggermente più aranciato dalla mia palette della NYX e lo vado a posizionare proprio sulla palpebra mobile, sfumandolo molto molto delicatamente. Mi raccomando, restate molto leggeri, perché l'effetto deve essere assolutamente molto leggero, perché poi andremo ad applicare sopra un altro ombretto, quindi non dovrà sovrastarlo. Quindi lo sfumiamo bene e lasciamo la parte iniziale del nostro occhio completamente libera. A questo punto, con un pennellino piatto come questo, andiamo a prendere un colore giallo bello intenso, e io ho scelto sempre all'interno della mia palette della NYX questo giallo, che è molto 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 intenso. Vado ad applicare all'inizio del mio occhio, portandolo leggermente verso la parte arancione che avevo colorato in precedenza.
quindi è fatta. A questo punto andiamo quindi a prendere una matita nera come questa, il più possibile morbida, mi raccomando, non deve essere una matita nera con la mina troppo dura, ma anzi deve essere una matita nera con la mina molto molto morbida e molto molto scrivente. Questa è la Extreme Lasting Waterproof della Essence, che io adoro perché è molto molto nera ed è molto molto scrivente. E con questa matita morbida andiamo a creare una linea di eyeliner. Andiamo ad applicarla anche all'interno della parte superiore dell'occhio, in modo tale che non si veda il distacco. A questo punto, con un pennellino da sfumatura, andiamo a riprendere il marrone che abbiamo usato in precedenza per intensificare l'occhio e andiamo a sfumare proprio con questo la nostra linea di eyeliner, in modo da renderlo un po' più marrone e non avere proprio l'effetto nero nero nero. Eyeliner oro come questo andrò quindi a enfatizzare e a illuminare ancora di più la parte interna del nostro occhio e io ho scelto questo della Kiko, questo con la punta molto sottile. Sempre con il marroncino di prima e con il pennello angolato andiamo a sottolineare la rima inferiore. Per renderlo ancora più evidente e soprattutto per andare a illuminare appunto la zona subito sotto gli occhi, andiamo a prendere un correttore illuminante. Io ho scelto questo della NARS, che adoro veramente alla follia, e andiamo ad applicarlo direttamente nella parte delle occhiaie. Andiamo a stenderlo con una piccolissima beauty blender come questa. E come ultimo passaggio per quanto riguarda gli occhi, andiamo ad applicare un mascara e io ho scelto di rimanere sempre sui toni del marrone, quindi ho scelto questo mascara della Pupa Vamp nella tonalità appunto marrone e andiamo ad applicarlo sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori. Rimane quindi che fare un po' di contouring al nostro viso e ho deciso di utilizzare una palette di Zoeva utilizzando appunto questo colore marrone scuro. Quindi con una beauty blender andiamo a prelevare pochissimo prodotto e andiamo a posizionarlo direttamente sotto il nostro zigomo. In questo modo, facendo una sorta di C, e anche dall'altra parte. A questo punto quindi andiamo a sfumarlo e mi raccomando sfumatelo sempre verso l'alto e mai verso il basso. Dopo aver fatto il nostro contouring andremo invece a applicare un blush e io ho scelto questo blush che è tendente appunto all'aranciato. Quindi vado a prelevarne un pochino e lo vado a posizionare direttamente sopra la sfumatura che abbiamo appena creato. Infine, come illuminante ho deciso di utilizzare all'interno della mia palette della Anastasia la Glow Kit il colore Bubbly,
che andrò ad applicare con un pennellino angolato direttamente sopra il nostro zigomo vicino alla fine dell'occhio. E lo vado ad applicare anche sull'arco di Cupido. Infine completiamo il nostro trucco con le labbra. E io ho deciso di applicare per prima cosa una matita nuovissima che ho appena acquistato della Sephora, che è questo colore meraviglioso, e vado ad applicarlo su tutto il contorno delle mie labbra. Con un pennellino molto piccolo come questo, quindi da rossetto, andrò a sfumare verso l'interno la mia matita. Applicare uno dei miei rossetti preferiti del momento, che è questo della Colestar Art Design, che come potete vedere è un color corallo meraviglioso. E come ultimo rossetto invece, per enfatizzare soprattutto la parte centrale delle nostre labbra, andrò ad utilizzare il nuovo rossetto della Yves Rocher, il numero 41 Orange Hibiscus. Bene ragazzi, spero davvero che questo trucco occhi vi sia piaciuto. So che è un trucco occhi molto vistoso ed anche molto particolare, ma secondo me in alcuni eventi come questi, come gli addio nubilati o comunque anche dei matrimoni, è bello giocare ed è bello poter sbizzarrirsi un pochino con i colori, soprattutto in questa stagione che è la primavera. Fatemi sapere come sempre giù nei commenti che cosa ne pensate, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto tramite un like. E mi raccomando, se non volete perdervi i prossimi trucchi e i prossimi video, iscrivetevi al mio canale e alle mie pagine Facebook e Instagram. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!